Amici e cari del canale Boost Second Side, buonasera a tutti e ben ritrovati su Call of Duty Vanguard. Prosegue la nostra campagna e oggi ci troviamo sulla pista di Numa Numa, sempre a combattere contro i Giappo. Nel frattempo stiamo aggiornando qui un po' di roba. Riprendiamo dunque la partita dove ci siamo lasciati l'ultima volta e mi pare che stavamo attaccando un avamposto nippo, quindi tra fuoco e fiamme. Jackson, a te l'ultimo cannone! Ok, allora, siamo riusciti a sgominare qui la situazione all'interno del bunker e l'obiettivo era proprio quello di distruggere gli ultimi cannoni a disposizione. Io comunque sia, per il sì per il no, mi prendo un po' di roba che male non fa e vado a distruggere quest'ultimo cannone, così tanto perché ci piace. Ma direi di allontanarci. Non sarebbe male. Fa il culo questo crinale. Sgombriamo il crinale. Ci sono altre bombe? Spara il bengala. Male, questo è quello. Vediamo come ci fermano ora. Sei matto? Perché sparare qui con quello? Hai appena comunicato ai giapponesi la nostra posizione. L'invito non è per loro, ma per il resto dei miei uomini. Perfetto, dai. Minchia. Niente. Vieni a vedere. E io nel frattempo mi passo il tempo, può andare? Ora, soldato. Oh, qua sono. Vediamo. Possono finire il lavoro. Controlla l'hangar. Vicino alla torre radio. Ma dove? Dove? Ah, qua. Simpatico, sì. C'è un altro aereo. Non ci sto credendo. Allora era questo il tuo piano. I miei prenderanno la base, allettando i giapponesi. Ma se qualcuno fosse lassù, non sarebbe male. Mi offro io, sergente. Ma dicessi. Stavamo Abbiamo proprio ragione. Pensando a noi, stavano pensando. Non è che è una tua scelta, dico. Sai farlo atterrare? Hai Fatti i cazzi problema. Tuoi. Andiamo! Raggiungiamo i carri armati! Andiamo! Truppe nemiche! Un truppe. Va bene, va. Ragazzi, tu, cazzo tuo! Ma una bomba ogni tanto lanciamola! Ok, possiamo andare? Beh, stiamo per morire, abbiamo capito, va! E scappa, va! Siamo feriti, mi vanno a nascondere in un angolino! Allora, ma qua ci arrivano da tutti là. Ma porca trota. Prendi. Annientiamoli. Ma non avevo detto che mi avrebbero fatto da apripista. Questa la posso prendere? Che goduria! Mamma mia, ragazzi, un'operazione pulita! Vado! Vado! Scappo contro il nippo. Ma tu guarda questo. Ma che volevi fare? Ah, tu sei sicuro di quello che volevi fare? Felice di vedervi, fate come a casa vostra. Jackson, lo siamo. Vi voglio lassù. Tutti gli altri avanti. Ma dove? Andiamo.
Oh, ma mi stanno sparando, ma perché mi hai fatto salire qua sopra? Munizioni, munizioni! Munizioni, servono munizioni! E munizioni! Abbiamo arma, va? Ma che cazzo fai? Cecchino. Oh, cecchino, cecchino! L'hangar è poco più avanti. Oh, cecchino, cecchino! La guerra, signori, la guerra! Benvenuti! Ma oh, benvenuti a pacchi. E che cazzo, una baionetta mi han preso da dietro. Come disse cicciolina. Ripartiamo, non ci fermiamo. E io ci vado da qua, guarda. Vaffanculo, va, nasconditi. Mamma mia! Un colpo ad effetto! Ecco l'hangar! Una bella bomba! Prendi, prendi tutto, prendi tutto! Dove sono? Dove sono? Eccoci qua. Entrate in quell'aereo. Forza, 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 forza. Vai, 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 vai. Oh, e che cazzo, sali, va. Sali. Oh, come si... Oh, e come cazzo non la... E sali, va. Vai, è il momento di fare la guerra. Vieni. Grazie. Mentre vi mettiamo in posizione. Sì, vi mando dei maglioni. Questo pensiamo noi. Non ci sono problemi, come avete fatto finora. Tutte cose voi avete fatto. Io non ho fatto un cazzo. Forza, dateci dentro. Spingere. Muovete quelle gambe. Dove cazzo non la so. Jackson, serve fuoco di copertura. Vai, così, sì, così. Devastazione totale. Usa la mitragliatrice. E qual è il problema? Spara, Wade. Guarda un po' a sinistra. Ne arrivano altri. Ha incappato. Sinistra, sinistra. Così, così. Piazza pulita. Questo non servirà più!
vediamo che sai fare. Ah, ora te lo faccio vedere io. Vediamo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ah, ella. Io sapevo che l'avresti detto. Decolla, decolla. E ora? Che scene di guerra, po'. Mamma mia. Forza, andiamo! Gli uomini della 93esima hanno cambiato Wade. Hanno mostrato all'audace asso dei cieli come era combattere a terra. Ha imparato che l'unico modo per vincere è coprirsi le spalle a vicenda. Chi va oltre le parole e guarda le sue azioni capisce chi è davvero Wade Jackson. Grande Wade Jackson. Me ne frego del suo trascorso. Wade ci ha abbandonati ad Amburgo. Non mi fido ancora. Ti capisco, ma non siamo in questo buco per colpa sua. Siamo in questo buco perché dei fottuti crucchi credono di battere la migliore squadra che ci sia. Ora serve un piano per uscire da qui. Siamo circondati da nazisti. Anche se evadessimo, saremmo morti prima di arrivare alla porta. Forse no. Diavolina, sembra attrezzata. Sempre più... Ho un'idea. Una più del diavolo. Avevamo una sorpresa per Richter. Una scommessa. Ma arrivati a quel punto... dovevamo avere le informazioni. Ci avremmo lavorato su mentre toccava a Polina. Lei avrebbe retto. Lieto di rivederti. Prego. Prego. Esattamente come immaginavo fosse il tuo piccolo ufficio di merda. Bene. Dimmi cosa state tramando. Piccolo usignolo. Usignolo. Prevedo tempi duri. Molto duri. Stalingrado, la città che aveva bloccato l'espansione orientale nazista. Se fosse caduta, la Russia sarebbe crollata. I tedeschi hanno sottovalutato la volontà di sopravvivere dei russi. Sottovalutato la città e i suoi difensori. Confermo, confermo, ragazzi. La gente considerava Polina un simbolo di speranza. Ma lei non voleva essere un'eroina. Voleva solo vendetta. L'arroganza del Rai fu di credere di riuscire dove Napoleone aveva fallito. Perché ci siamo fermati? Dobbiamo avanzare, prendiamoci! Se non avessero avuto a che fare con la forza dell'usignolo. La forza dell'usignolo. Sapevamo che Steiner si nascondeva nel quartiere commerciale. Prevedibile. Non è mai lontano dai massacri. Svoloch. Andiamo. No, aspetta. Dovremmo capire chi sono per avvertire le famiglie. Che stai facendo? Colpo da cecchino, preciso. Ma credi che siano ancora... Bene, di qua è più riparato. Andiamo.
Trova un percorso per raggiungere Come Steiner. Uccidere Steiner, usignolo. Con un colpo ben preciso. Di non chiamarmi così. Quel nome da speranza ai superstiti, Polina. La speranza non basta. Bastardi. Stavamo cercando l'usignolo. L'usignolo. Chiunque dia asilo a questa terrorista andrà incontro a gravi conseguenze. So che... Saliamo di qua. Dove? Il cecchino potrebbe essere un Jägermörder di Steiner. Un Jägermeister. Polina, lo senti anche tu? Da un'occhiata. Vediamo. Là, sì, una bella batteria. Dove sta andando? Si sta dirigendo verso il quartiere commerciale. Avevi ragione tu sugli Jägermörder, Misha. Ah, andiamo, lo perderemo di vista. Misha, andiamo. Misha, non parli anche di Misha. Sta giù. Che facciamo? Galai, l'ho visto, l'ho visto. Prova a distrarlo con il mio coltello. Aspetta, fammi riprendere. Allora, segnala a Misha di attirare il fuoco dei cecchini. Pronta a sparare! Mi serve aiuto! Sono pronto! Pronta! Ti copro! Dov'è? Giù! Ora, Misha! Muoviti, dai! Giù! Porca miseria! Ma come cavolo faccio? Ora! Davai, davai, davai! Porca miseria, siamo messi male. Il problema è che siamo lontani. Camiseria, oh, è bravo, eh. Mi aiuti? Devai, devai, devai. Devai, de cosa devai? Devai, devastati. Aspetta, vieni di qua, va. Devastato. Porca mia, oh, ma mi vede a 66 km. Vediamo dove ci possiamo piazzare. No, qua no. Nemmeno qua. No, siamo troppo lontani. Attira il fuoco, Misha! L'ho distratto! Impatto? Ce n'è ancora? Mi serve aiuto! Polina, vedi il riflesso del tuo mirino, stai giù! Ti copro io! Tanti saluti. Meno uno. Tanti saluti, meno uno. Merda! Minchia! Pronta! Ti copro! E siamo a due. Sogni d'oro. Misha! Muoviti, dai! Non lo vedo, non lo vedo, non so dov'è. Dov'è? Ma dov'è? E io non lo vedo, eh. Allora l'ho visto, bastardo! Sono pronto! L'ho beccato, l'avevo ora! Visto. Davai, davai, davai! Bastardo! Oh! Fatto? Eliminati! Andiamo! Andiamo! Minchia, siamo dei cecchini. Polina la cecchina, ragazzi, c'è poco da fare.
Ma quanti cecchini ci sono? Il cane, il cane! Occhio al cane. I cani, ragazzi, sono bastardi, L'abbiamo potuto appurare. Cane, attenta! Niente più cane. Arrivano soldati! Sono allo scoperto! Yo! Mi chiamano Cecchi! Dove sono? Si ritirano! Meno male. Stanno muovendo! C'è un barco! Vado avanti! Ma dov'è sto barco? Seguiamoli! Lancio una granata! Mi muovo! Wir leiden Verluste! Wir leiden Verluste! Buffer! 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 I want the buffer! Dove sta? Si ritirano! Altri in arrivo! Ma porca! C'è anche il cecchino, cazzo! C'è anche il cecchino, eh? Colpi rapidi, 28 colpi, caricatore. Stanno scappando! Può esserci soltanto un cecchino a Stalingrado. E sono io. Che comunque la signorina è dotata, molto dotata, Suga. Seguiamoli. Mi servono le vostre armi. Un Jäger Mörder! Un posto scoperto! Mi trattano facendo tirare alle spalle! Destra! Continua! Ma che cos'è? Uomo immortale? Che cos'è? Via nel mirino! Granada! Via! Lo stronzo è morto! Credo di sì! Non pensavo fosse così forte! Beh, ho dovuto ucciderlo io! Ti ho aiutato! Altro? È morto! Andiamocene da qui! Cazzorini! Però una bella armetta, Per ora siamo salvi. Per ora. Due Jäger morte. Se la starà facendo sotto. Allora dobbiamo essere vicini. Bene, muoviamoci. Là, il mezzo di Steiner. Là dentro non posso colpirlo. Proviamo ad avvicinarci. Voglio ficcare un proiettile nella testa di Steiner. Aspetta, va, proviamoci. Merda, Polina. Da qui non possiamo attaccare, ce ne sono troppi, guarda. E chi se ne frega, una bella bomba. Merda. No, invece con l'arma che abbiamo li possiamo ammazzare a tutti. Guarda Steiner. Steiner. Là a destra. Bastardo. Forse è il superiore di Steiner. Cecchino, giù! Ah! Misha! E mi hai fatto il cane che piscia. Stai bene? Misha!
Non è grave come sembra. Sta fermo, fammi vedere. Ho solamente aperto la pancia. Non si mette bene. Per niente. Non c'è tempo per questo, si stroga, capito? Ti porto al sicuro e ti rimetto in piedi. Non morirai qui. Andiamo! Ti porterò all'ufficio postale. La saremo al sicuro. E a 250 metri? Senti di respirare. Possiamo correre? Che ci spuntano da tutti i lati. Granata! Aggrappati a me! Ecco. Siamo quasi morti, Oh, ma li stiamo facendo fuori tutti, Vai in discinta! Si avvicinano! Manca pochissimo! Ma anche noi! Merda! Grazie! Non ce la faremo! No, sta zitto! Ma che sta a ti fai la positivo? Vedi di essere positivo! Devi essere positivo. Attenzione. Vabbè, questo è dovuto, perché altrimenti, ragazzi. Misha! Olia. Fermati. Non fargli prendere Stalingrado. Questo coltello non ci tirerà fuori da qui. Senti, dobbiamo. No, stai delirando. Vinci per noi. Polina, vai. No, tu copri il varco. Io li attacco ai fianchi. Non c'è tempo. Bravo. Vai. Li rallenterò. Dura Choc. Dura Shell. Scappa. Dura va. Anche di corsa per ragazza. Vai. Ancora state chiacchierando? Tremendo. Non la facciamo più, siamo proprio stravolti. Ce l'abbiamo qui i crocchi? Ci stiamo trascinando, ragazzi. Dove sono? Usignolo! So che sei qui da qualche Steiner. Parte. Bastardo! Ma qua un bel colpo, un bello netto! Uccellino! Sentito, Robert Steiner! Muoversi! Ma a noi non ci vede. Mi arrivano tre addosso. Diavolo!
Perché ho sparato al manichino. Ma siamo proprio cecchini nati e vissuti. Ricarica, ricarica, sorella, che ce la fai. Let me tackle. Vai, vai, vai. Però non ci possiamo stare fermi, eh. Abbiamo munizioni veramente molto scarse. Abbiamo un colpo solo. Non possiamo sbagliare. Dov'è? Non lo possiamo sbagliare, eh? Un colpo solo. Qua, 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 qua. Guardiamo sopra, sotto, sopra, destra, sinistra. Ok. Di qua. Aspetta. Vai verso Stein. Ho capito, ma... Occhio qua, per avanzare negli spazi stretti, ho capito, ma ...32 metri, ma non è di qua però, aspetta, no, non è di qua noi non possiamo andare, vero? Però se ci ha fatto andare di qua, evidentemente c'è un motivo, quindi dobbiamo passare... ma come cavolo fai? È sopra comunque, non è qua. Sali verso Steiner, capito? Quindi dobbiamo salire. Ma... vuole un qualcosa che ci faccia capire che siamo sulla direzione giusta. Perché di qua sicuramente non saliamo. Ah, di qua. Ashigatum. Caro mio. Caro mio. Caro mio. Ma quanti ne abbiamo ammazzati? Almeno 200 ne avremmo ammazzati da quando è iniziata sta guerra, eh? Sì, anche di più, probabilmente. Ma senti, ma se ci date qualcosa? No, eh? Niente. È di patto che io lo devo ammazzare con quest'arma, Steiner. Andiamo a ammazzare Steiner. Ma arrampicarmi sui muri come? Scusami, come mi dovrei arrampicare su questi muri? Ah, è una scimmia. E ora? Das ist das Gebäude! Los! 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 Jawohl!
Schnell, schnell! Te vedo, te vedo! Minchia, ragazzi, ma fantastico! Attenzione! Trovatela! Attenzione, signori! Ce l'abbiamo proprio a portata! Ma perché non gli spari? Un bel colpo al centro fronte e abbiamo risolto la guerra. Minchia! Mi ha fatto saltare in aria, bastardo! Caput. Minchia! Oh! Ma non moriamo mai però, eh? Ma ci ha buttato qua sotto e ci ha lasciato così? Riparati! Allora, intanto... Ok. Attira fuoco da un riparo. Peggiori di te, ragazza. Qui sei completamente solo. Bastardo. Oh, dove mi sta sparando? Mi basta solamente vedere da dove arriva il colpo, dopodiché sfondo tutto. No, non sono lì. Riparati, sorella, perché mi sa che non ci arriviamo noi alla fine di questo... Minchia. L'ho visto il cecchino. Allora, qui l'abbiamo fatto fuori o si è spostato? Il bastardo si è spostato. Sparagli! Ma dove finì? Mi sta prendendo per il culo. Non deve avere la meglio. Trovatela. Voi stronzi nazisti non sapete fare di meglio? È là? Ripara, riparati, riparati! Usignolo, un cazzo, ti faccio il culo! Ma che cosa fermi? Come l'animale che sei. Ma non hai capito che ti faccio fuori appena ti prendo? Ti faccio due buchi nuovi! Ah, no, a me è una questione personale fra me e te! Bastardo! Bastardo. Non ci
faremo umiliare da una ragazzina russa. No. Basta che già... Mandane altri due che te li rispedisco a ciocchetti. Mandali, mandali altri due. Bastardo, bastardo. E va bene, va. Non è finita più. Non abbiamo ancora finito, uccellino. Uccellino? Uccellino? Adesso ti senti un'eroina? Un signolo? Oh, ma quanti te ne devo sparare? Ricordatemelo! Viva o morta! Meglio viva, no? Quanti ce ne vogliono ancora? Cazzo. Oh, guardate la collezione di morti. Mandamene altri 5-6. Te li sto collezionando. Minchia, quella è... Oh, hai rotto i coglioni. Hai rotto le palle, hai rotto. Tu e questi animali che mi stai mandando, che non servono proprio a niente. Me ne frego. Sparate e basta. Ne devo ammazzare 200? Andiamo appresso. Ti faccio fuori ora, caro mio. Dove sei? Dove sei? Vieni qua, vieni qua. Piccolino, dove sei? Da dove? Ma dove cavolo è? Ma che? Ah, devo salire. Ehi, ehi! Ma no, ma l'unica arma che avevamo. Non sei nulla senza il tuo fucile, usignolo. Perché invece tu, sei caro, io... esattamente dove sono. Fai pena. Cazzo. Non uscirai viva da Stalingrado. Prima o poi dovrai uscire, uccellino. E ora, ora, sto uscendo, sto uscendo. Appena esco, lo su cazzo tua. Vuoi uccidermi, Olina? Cani, seria. Provarci.
Dov'è? Dov'è? Dov'è sto stronzo? Bastardo. Mi metti da riparo, cazzo. Lo sto, mi sta raggiungendo, porca troia. No, non mi voglio difendere. A insegnarti a sparare. Sì, è stato mio padre. Non mi vedi? Diventerai cieco. Cazzo. Dove sono? Porca di quella mignotta. Vediamo come. Bastardo. Ragazzi, è difficile, eh? Usa i passaggi per nasconderti quando lui ti scopre. Sì, ma facile a parole. Ma poi fatti. No. Brucia! Oh, scappa. Eccoti. Che cazzo. È stato tuo padre a insegnarti a sparare. Mi sta prendendo a fuego tutto qui. Dove sono adesso? Qua. Immagino siano morti. Ma io però non ho. Perché sei arrabbiato? Dove nascondermi? È là lui. Dai a me la colpa di tutti i tuoi guai. Ma dovresti incolpare te stessa. Non sei riuscita a salvarmi. Ma io come l'ammazzo questo? Nessuno si ricorderà di loro. Solo qualcuno. Ah! Ah! Stupida russa! Che cazzo? Dov'è? Ti ho trovata! No, Suka. La tua cara Stalingrado non vale niente! Ma dov'è? Merita di essere distrutta. È una città patetica, con abitanti patetici. Minchia, ragazzi, la pelle d'oca mi sta venendo. Sono cacato. Minchia, là, l'ho visto. No, non è come dici tu. Scappa, cara. Scappa, tesoro. Ho lasciato. Brucerò l'interno. Scappa tesoro! Porca troia, scappa! Che troia! La! Credi che questa guerra finisca con me? Sì. Finirà. Sì. L'importante è che io faccio fuori te, poi il resto ci pensano i miei compagni. Dov'è? Sto cesso. La fenice risorge sempre. Minchia, ma peccato un'altra volta. E scappa! Questa sarà l'ultima volta. Non sai niente di ciò che accade. Gli ingranaggi sono già in movimento. Dov'è? Neanche il grande usignolo può fermarmi. Minchia, là è. L'opera che abbiamo iniziato verrà portata a termine da uomini molto più pericolosi. Brutta strozza! Ammazzalo! Oh, ma quante coltellate gli dobbiamo dare?
pio di trota. È inutile che scappi. Ormai hai già perso. Dov'è? Vieni qua, vieni qua. Dove sei? Voi, nazisti di merda, morirete qui a Stalingrado. La verità è... Dov'è? No, no, non ci credo che ha saltato fino a... Cioè, al tetto perché... Ah, qua è che ci sono le macchie di sangue. Attenzione. Tu mi hai preso tutto. Ora tocca a me. Dov'è? Vieni qua. Ti faccio fare una fine gloriosa. Ti lancio dal balcone. Così ti guardano, ti vederanno tutti. Sì, sì, tossisci, tossisci. Non ti darà alcuna soddisfazione. Morirai non pazzo. Finirà con me. E finite. Ti annienteremo tutti. Tu non farai un bel niente. Non io. Herr Friesinger. Finirà quello che ha iniziato. Ammazzalo, va. Ti posso eliminare? Come ti devo eliminare, fratello? Stalingrado è finita. Come ti devo anche eliminare? Questa guerra. Cazzo ridi. Ormai non hai via di scampo. Nazista di merda! Rifiuto! E va, va. Ah. Mi hai lasciato solo un coltello. Aiutarti. Incredibile. Siete tutti uguali. Vi ho ammazzati a centinaia. E ogni volta dite sempre le stesse stronzate. Che cos'è? Friesinger. Dovrebbe farmi paura. È l'ennesimo stronzo fascista. Vai, va. Fatti un viaggio, va. Lui sarà il prossimo. Ma buttalo là sotto, no? Buttalo là sotto, dai, così pensavo facciamo una... prenderti la mia città, di schiacciare la mia gente. Hai provato a piegarmi, ma... hai fallito. Facciamo una fine plateale, no? E va, hai va. Hai creato tu, l'usignolo. E adesso... ti ha distrutto. Arrivedercela! Il famoso usignolo aveva salvato Stalingrado dal baratro. Le sue azioni hanno ispirato i russi a riprendersi la città e passare all'offensiva. Fantastico. Polina ha cambiato il corso della guerra per gli alleati e la sua gente. Vista la sua reputazione, trovarla era solo questione di tempo. Che cosa voleva Friesinger da un ufficiale sul fronte orientale? Che importanza ha? Moltissima! È molto importante per me, Fräulein. Che bella accendina. Da quel poco che so, Friesinger voleva reclutare Steiner per un certo progetto speciale. Progetto Phoenix? Può darsi. Dai. Quello che so è che dovevo far fuori Friesinger. Ci sarà un modo per uscire. Non c'è nessuna via d'uscita. A meno che...
abbiate deciso di fare la cosa più intelligente. Riapri quella porta e ti mostro la cosa più intelligente. Mi fai uscire vivo? Cosa? Certo. Bastardo traditore. D'accordo. Cos'è, pazzesco? Ti dirò quello, ragazzi, che puoi sapere. Tipico australiano. Nessun onore né lealtà. Bene. È fatta. È una scusa, ragazzi. È una trappola. L'hanno fatta apposta. Sarò la prossima vittima della tua crociata, inglese. Non l'hanno fatto apposta. Sono stati due il coglioni e basta. Ne valeva la pena. Forse sì, perché secondo me gli avranno fottuto qualche cosa, una chiave, qualcosa, non lo so, non l'ho... gli avrà dato qualche cosa. Speravo fossi tu a distogliere i tuoi compagni da quegli sciocchi proprio. È un massacro. Adesso vi ammazzate tra di voi. Fuori. Fuori! Fuori. So perché hai scelto di collaborare. Neppure io prenderei ordini da un nero. Amico, non hai capito niente. Come dici? Me ne frego del colore della pelle. Sai cosa pensano gli inglesi degli australiani? Che siamo merda da scaricare nel cesso della corona. Sì, bene. Sì, lo so, ma le vostre nazioni sono alleate. Direi più i loro servi. Ho fatto quel che ho fatto perché per gli inglesi quelli come me non contano. Tobruk, 1941. Ruzzo, ospite frequente della prigione. Lucas era questo. Bisogna ammettere che l'SOE sapeva riconoscere il talento nelle forme più improbabili. E Lucas aveva talento. Era abile nelle demolizioni, aveva un carattere dirompente e la lingua tagliente. Nel deserto, i topi di Tobruk erano come una famiglia. Purtroppo, non hanno mai imparato come andare d'accordo con il comando. È in giornata, principessa! Mi gusto il momento. Occhio dovegna, fate pure, vostra altezza. Ehi, Bluey, sveglia, questo devi proprio vederlo. Oh, fanculo, vediamo queste carte. Ok, Des. Guarda e piangi. Ah, pezzo di merda, impossibile! Che cazzo non siete alle postazioni? Maggiore Ems, pensavamo... Pensavate di cazzeggiare? Maggiore. Che culo. Arriva il convoglio. Bene, voi ratti seguitemi. E comportatevi da soldati per una volta. Signore. Oh oh. Oh sì, signore, no signore, vedi? I veri soldati fanno così. Va bene, signori. Direi che questa puntata, che è stata abbastanza lunga, va bene anche così. Le prossime saranno più o meno di tale e uguale durata, perché dobbiamo andare a stringere verso la fine di questa meravigliosa campagna, di cui mi auguro mi facciate sapere cosa ne pensate, ovviamente condividendo, commentando, mettendo un bel like e iscrivendovi al canale. Signori, noi ci vediamo alla prossima battaglia. Ciao, ciao.